Una squadra azzurra che macina titoli, l'europeo di nuoto in corso a Berlino. Il palmarès italiano si arricchisce con il quarto oro. Dopo la medaglia iridata di Tania Cagnotto nei tuffi, ecco il primo gradino del podio per la staffetta femminile nei 4x200 stile libero. Un gruppo che per metà parla triveneto, oltre alla campionessa veneziana Federica Pellegrini. Il team è composto anche da Alice Mizzau, friulana. Ma è stata proprio la solita Federica a tirare la volata finale e a mettere a segno l'oro. La squadra azzurra ha staccato la Svezia di 2 centesimi, finendo la gara a 7 primi, 50 secondi e 53 centesimi. Quando Federica è entrata in vasca, le italiane erano indietro rispetto alle svedesi di 4 secondi e 51 centesimi, un distacco che Fede è riuscita a recuperare con una rimonta incredibile, raggiungendo il risultato migliore di sempre nella storia dei campionati europei. Per la fuoriclasse di Spinea, il quinto oro ad una competizione europea, è la più anziana, si fa per dire, delle nuotatrici azzurre, con loro ha già vinto un bronzo nella staffetta dei 4x100 stile libero. Ma il meglio deve ancora venire. La Pellegrini è attesa nelle gare individuali dei 100 e dei 200 stile libero, gare in cui lei riesce a far sognare l'Italia. Incolmabile, e a questo punto grazie ragazze, confermate il titolo.